Tutto il buono della Campania nella dieta mediterranea. E questo è il titolo del seminario che si è svolto oggi presso la Sala Santa Maria La Nova, sede del Consiglio Provinciale. L'evento è stato organizzato dall'Istituto IRIDE, associazione di promozione sociale, che ha tra i suoi obiettivi la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori, mediante la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale, dell'agricoltura e dell'artigianato, e non ultime del comparto industriale di armi. Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare il potenziale turistico di alcune aree considerate poco appetibili dal turismo di massa, anche se si tratta di territori che possono diventare interessanti e di nicchia, se opportunamente sviluppati e considerati. Il tutto va coniugato con le evidenze artistiche, architettoniche e archeologiche delle aree, costruendo a partire dal territorio una strategia vigente basata sullo sviluppo del prodotto. La provincia di Napoli, cioè la città metropolitana, ha deciso di sostenere questa iniziativa perché vuole ricongiungere la città alla sua campagna, un legame che di fatto non si è mai sciolto, ma che mai come in questo momento assume un'importanza eccellente, nella misura in cui si riscoprono i sapori, i colori e soprattutto l'utilità della nostra terra. È una possibilità di lavoro, è una possibilità di sviluppo, è una possibilità di turismo. Credo che la città metropolitana abbia ben fatto a sostenere questa iniziativa interessantissima sotto moltissimi aspetti.